He's the loser. He's dead wrong. Joe, thank you for your historic leadership. Occupiamoci di certezza della pena, occupiamoci di nuove carcere più sicure. Together we put a lot of cracks in the highest, hardest glass ceiling. I giornali si inventano litigi, divisioni, polemiche che non ci sono. Ben ritrovati all'aria che tira, sembra davvero l'eterno ritorno dell'eguale. Ciclicamente la storia italiana è segnata, almeno negli ultimi 30 anni, dal conflitto che si riaccende tra politica e magistratura, tra classe dirigente e classe inquirente e giudicante. L'ultimo casus belli è l'articolo firmato da Alessandro Sallusti, direttore del giornale, nell'edizione di domenica, che riferisce della possibile inchiesta a carico della sorella di Giorgia Meloni, Arianna, e immediatamente c'è stata una levata di scudi da parte del sindacato dei magistrati. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere il protagonista, l'uomo che ha dato avvio a tutto questo tourbillon di polemiche, Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore, grazie di aver accettato il nostro invito. Con noi anche Buongiorno. L'uomo simbolo di una stagione, Mani Pulite, che proprio a quella guerra dei 30 anni ha dato avvio, Antonio Di Pietro, grazie. Saluto anche Federico Geremicca, firma della Stampa, notista politico. C'è con noi la responsabile per il Partito Democratico della Giustizia, Deborah Serracchiani, e il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni. Ovviamente, direttore Sallusti, non posso che partire da te, perché il tuo articolo ha scatenato davvero un putiferio di polemiche e di reazioni. L'osservazione che da tante parti viene mossa è: si tratta solo di congetture, hai messo insieme una serie di puntini, ma manca il fatto concreto, o tu sai qualcosa in più che non appena troverai conferma scriverai sul tuo giornale? Beh, no, è evidente che so qualcosa in più, non di quello che ho scritto, ma so che quello che ho scritto corrisponde a verità, cioè che ci sono, come dire, da indizi convergenti da fonte autorevole che qualcuno sta indagando su Arianna Meloni, con l'ipotesi che Arianna Meloni abbia commesso dei reati attinenti, io non conosco il capo di imputazione precisa, ma comunque attinenti al traffico di influenza sulle nomine pubbliche che ci sono state di recente, e che alcune di queste sono all'ordine del giorno del governo in questi giorni. Questo mi risulta con certezza, se no non avrei scritto, evidentemente. Come vada a finire questa vicenda è materia che seguiremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Certo, e io però sono costretto, direttore, a portarti subito nel vivo della polemica, perché facevamo riferimento al comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma ancora più duro di quelle parole che rinnovano il pericolo di un conflitto tra politica e magistratura, di una delegittimazione del terzo potere istituzionale. Dicevo, ancora più duro di quel comunicato è l'intervista che oggi il presidente dell'ANM, Santa Lucia, affida alle pagine di Repubblica. Io conto fantasie, congetture, illazioni malevoli, giornalismo che offende la democrazia, fantastiche invenzioni, fandonie. Questo è il giudizio che il rappresentante dei magistrati fa alla tua ricostruzione. Ma guarda, io credo che allora quello che dice Santa Lucia, sia nel comunicato ufficiale sia nell'intervista di oggi, è praticamente la fotocopia. Cambiano i nomi, ma gli aggettivi e i contenuti sono gli stessi
delle dichiarazioni e dei comunicati che l'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto negli ultimi 30 anni ogni volta che si entrava, come dire, in cortocircuito con la politica. Poi abbiamo scoperto una cosa, cioè quei comunicati usano le stesse parole: attacco alle toghe, minata l'indipendenza delle toghe, Fandonia, che per esempio scriveva Luca Palamara quando era segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi Luca Palamara ci ha raccontato un'altra verità totalmente opposta al contenuto di quei comunicati, cioè si è scoperto che il sistema mediatico giudiziario esisteva e ha operato a lungo e anche con una certa efficacia ed efficienza. Io credo che di fronte a una notizia di ipotesi che qualcuno stia indagando su Arianna Meloni, immagino io, uso un eufemismo, che la procura interessata sia quella di Roma, no? Essendo certo la sede dove avvengono le trattative politiche. Ma tre righe della procura di Roma che dicessero: escludiamo categoricamente di avere in corso qualsiasi attenzionamento di Arianna Meloni, sarebbero state più serie e più efficaci. Prendo atto che a distanza di 3 giorni questo non è accaduto, quindi okay. Tutto il resto sono opinioni. Allora, prima di coinvolgere gli altri ospiti, direttore, ti devo sottoporre anche un'altra questione, perché invece 2 righe le ha scritte Arianna Meloni ieri, prima di lasciare la masseria in Puglia, con cui ha trascorso delle vacanze, che poi sono state turbate anche dal titolo a tutta pagina dell'edizione di domenica del giornale. Arianna Meloni scrive: l'articolo non lo abbiamo citofonato, ma certo non lo abbiamo ostacolato. Si è provato a dire che è stato scritto sotto dettatura, ma non è così. Partendo dal presupposto che anche solo l'insinuazione che tu scriva sotto dettatura è un'offesa alla tua indipendenza e alla tua onestà intellettuale, però ieri circolavano tante ricostruzioni secondo le quali lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia fosse già a conoscenza del contenuto dell'articolo prima che finisse in pagina. Allora, prima che finisse in pagina non lo so, non posso escluderlo, però la ricostruzione è che ovviamente io né i miei collaboratori abbiamo avvisato nessuno, anche per un motivo molto semplice: il mio timore era che se io avessi allertato Giorgia Meloni, Arianna Meloni, qualcuno del governo, potevano esserci delle richieste o delle pressioni per non scrivere, perché questo lo dico in base all'esperienza, no? Quando i politici vengono a sapere che un giornale sta scrivendo qualcosa su di loro, nel bene o nel male, la prima cosa che dicono: no, ferma, non farlo. Allora, siccome è abbastanza imbarazzante, delicato entrare in conflitto col Presidente del Consiglio o con Palazzo Chigi, ovviamente non ho avvisato nessuno. Dopodiché chi oggi scrive che era una manovra concordata e per dimostrarlo dice: già a mezzanotte c'era stato un alert all'interno della catena di comando di Fratelli d'Italia, lo trovo assolutamente normale, perché il giornale chiude la sua edizione intorno alle 22:30, certo. Dopodiché nelle prime rassegne stampa della notte finiscono le prime pagine. Ma ancora prima, dopodiché ci sono dei colleghi in studio, le redazioni non sono delle cose blindate a prova, certo, di fuga di notizie, quindi io non posso escludere che
alle 9 di sera qualcuno di Forza Italia fosse stato allertato che il giornale stava facendo una certa cosa, ma questo non c'entra nulla con essersi messi d'accordo per fare una certa cosa. Allora, direttore, se puoi, resta ancora un po' così, coinvolgendo anche gli altri ospiti, possiamo creare anche un confronto dialettico. Antonio Di Pietro, innanzitutto, dalle parole di Alessandro Sallusti, dice ok, abbiamo avuto l'ennesima comunicato sdegnato dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ricalca quello che già ai tempi di Palamara, presidente del sindacato, proponeva e dichiarava quando si trattava di commentare attacchi alla magistratura. Manca però, è mancato una presa di posizione del capo della Procura di Roma per smentire categoricamente quello che Alessandro Sallusti ha scritto in forma ipotetica. Andiamo con ordine. Innanzitutto permettetemi di esprimere un gesto di solidarietà nei confronti di Arianna Meloni, che anche lei, come tanti altri prima di lei, è successo anche a me, buttata nel tritacarne mediatico giudiziario, e quindi ne pagherà comunque le conseguenze, perché se prima non c'era attenzione, adesso ce n'è tanta, e ce n'è tanta, per cui tante persone si ricorderanno chissà che cosa. Detto questo, e quindi gli ha rovinata, non c'entra niente, Arianna Meloni non è Giorgia Meloni, è Arianna Meloni, dirigente di un partito, e come tale, dirigente di primo livello, fa anche attività politica istituzionale e nessuno glielo può impedire. Detto questo, con riferimento a, io voglio focalizzare ciò che ha detto il dottor Sallusti, io rispetto il dottor Sallusti, non condivido molte delle cose che dice, però ha detto due cose fondamentali, che una persona sana di mente, come certamente è lui, va presa sul serio. Ha detto due cose fondamentali, a cui non basta, cioè, non basta la risposta generica che ha dato il presidente dell'ANM. Perché? Perché lui ha detto, io ho fonti autorevoli che me l'hanno detto, noi non sappiamo quali sono, ma delle due l'una, o sarà sputtanato definitivamente Sallusti o le fonti autorevoli esistono. Poi ha detto, qualcuno certamente sta indagando, non ha detto la magistratura, può essere la magistratura come può essere altra entità, come è successo anche a me, non è stata inizialmente la magistratura, è stato uno spezzone di servizi deviati agli ordini di qualcuno, anzi specifici di Bettino Craxi all'epoca, su ordine di Amato. Quindi ha detto due cose importanti che vanno prese sul serio, e la risposta che ha fatto Santa Lucia dicendo escludo che ciò sia vero, io mi chiedo come fa a saperlo che esclude. Ecco, sono due questioni che vanno affrontate seriamente in sede giudiziaria, perché questo va chiarito. O Sallusti, se ha fatto lui un'azione eversiva, lui ha accusato di complotto una realtà che io personalmente non credo assolutamente che esista un complotto, ma andare a verificare che qualcuno abbia messo in piedi un'operazione contro qualcuno specificamente per fermare un'attività politica, certo. O delle due l'una, o Sallusti ha fatto un atto eversivo o dice delle cose vere. Allora, e non si può semplicemente dire è tutta una boiata, va affrontato. Ci mancherebbe, noi stiamo cercando di capire, abbiamo la fortuna di avere dei ottimi commentatori e anche protagonisti di questo caso. Di Pietro, però, qual è l'oggetto del contendere? Il fatto che Arianna Meloni avrebbe, secondo alcuni giornali, partecipato a delle riunioni politiche nelle quali si decidevano le nomine per società pubbliche, la RAI e le ferrovie. In tutto questo c'è un profilo penale, lasciando per il momento fuori dal campo l'ipotesi che Arianna Meloni sia oggetto di un'indagine di servizi segreti, di investigatori deviati? Andiamo con ordine. Innanzitutto, che la Procura della Repubblica di Roma abbia detto non c'è nulla è un atto doveroso. Perché se ci fosse qualcosa sono obbligato a non dirtelo, perché altrimenti rivelo un qualcosa che non devo rivelare. Se invece, se ci fosse qualcosa, se non c'è nulla, non, vuol dire che non c'è nulla. Quindi quella frase è una frase standard che va detto, ma non è detto che sia così, anche perché ci sono fatti per i quali non è doveroso il segreto, e quindi non rivelare l'iscrizione a notizie di reato. E poi ci sono tanti fatti per cui non si iscrive a modello 21 una persona, ma si aprono fascicoli per accertare
accertare fatti ancora da accertare, ignoti, fatti non costituenti reati, eccetera. Quindi questo, quella è un'affermazione che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Detto questo, lei mi diceva la questione delle nomine. Scusatemi, le nomine sono nomine amministrative che devono gestire il pensiero politico. Allora, queste ovviamente ci sono nomine che vengono fatte col concorso delle minoranze, ci sono in alcuni casi in cui è la minoranza che deve provvedere a nominare il presidente, per esempio alla commissione alla commissione del Copasir e così via. Detto questo, che un dirigente di partito partecipa a individuare delle nomine di per sé non è reato, ci mancherebbe altro, è un diritto dovere. Il problema è di fondo se a monte o a valle di questo ci sia una corresponsione economica, secondo la versione attuale, secondo la versione precedente, che a mio avviso era meglio, ci sia un vantaggio illecito. Detto questo, però, di per sé che Arianna Meloni, dirigente di partito da quando è nata, di prima della sorella, che di primo livello, possa parteciparvi, voglio dire, perché dovrebbe essere reato? Io non l'ho capito ancora. Certo. Dov'è il DES? Dov'è il profitto che ne ottiene? Allora, Federico Geremica, tu ci hai capito qualcosa, perché il tema è questo. Arianna Meloni ha tutta la legittimità, e non solo per il legame consanguineo, di partecipare a delle riunioni anche politiche, essendo alla guida della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Sì, ma mi pare che questo non sia in discussione, insomma. Come dice Di Pietro, bisogna vedere se questa partecipazione attiva a decisioni politiche che vanno prese da leader politici, a tutti gli effetti lei lo è, essendo la responsabile, diciamo la numero due di Fratelli d'Italia, diciamo, io non vedo la pietra dello scandalo. Cioè, sai, per noi è un po', insomma, complicato intervenire in questa vicenda, per noi giornalisti, perché insomma qua tutto si può fare meno che mettersi a sindacare sul lavoro di un collega. Cioè, certo. Io non ho né titoli, e ti dico la verità, nemmeno tanta voglia, diciamo, di entrare. Prendo atto delle cose che il direttore ha scritto, sostiene di avere delle fonti importanti, insomma, quindi prima o poi, diciamo, qualche novità su questo fronte ci sarà. Quello che inquina tutto, naturalmente, lo diceva lo stesso Sallusti prima, diciamo, è questo scontro che dura da 30 anni. Certo. Che appena c'è un atto politico, diciamo, si parla di complotto. Naturalmente si parla di complotto a seconda di chi è il soggetto colpito, però io al direttore, cioè, vorrei ricordare che se questo complotto, diciamo, è un complotto che va avanti dal 94, insomma, è un complotto che ha cominciato lui, quindi c'è anche qualcosa di paradossale, perché insomma io, ognuno può pensare quello che vuole di noi e di come facciamo il nostro lavoro, la cosa sulla quale dico perché la cronaca lo racconta, noi non dovremmo dubitare del fatto che quando ha una notizia Sallusti la pubblica, la fa pubblicare. Mi riferisco al famoso avviso di garanzia nel 1994 recapitato a Berlusconi a Napoli mentre era in corso la conferenza dell'ONU, diciamo, due colleghi portarono, diciamo, certo, documenti a Sallusti. Sallusti pubblicò. Sallusti ai tempi era caposervizio del Corriere della Sera. Però non è possibile che quando uno fa il proprio mestiere poi si deve trovare, capisci, che, certo, che lo sta facendo per una operazione politica. L'unica cosa, insomma, questa vicenda a un certo punto però dovrebbe avere un punto di approdo, cioè tra quanto tempo questa indagine sulla Meloni porterà un risultato, perché sennò è come dire, ragazzi, domani piove, certo, poi non piove mai, poi dopo due mesi piove, uno dice, te l'avevo detto e pioveva. Cioè, è molto delicata, insomma. Allora, è giusto che Sallusti replichi e poi ovviamente devo sentire Deborah Serracchiani. No, ma replica però, diciamo. Beh, guarda, per esempio c'è un fatto molto recente che se avessimo scoperto prima che la cosa scoppiasse che c'era una centrale di dossieraggio all'interno di un'istituzione italiana, la Commissione Antimafia, gestita da un signore della Guardia di Finanza che costruiva dossier sui personaggi che riteneva utile dossierare, beh, forse quella centrale sarebbe stata smantellata prima di quanto sia successo, ammesso che sia stata smantellata. Faccio un altro esempio: abbiamo scoperto anni dopo che il capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, allora capo Palamara, chiama un procuratore, credo di Cagliari o di Sassari,
che si lamentava del fatto che secondo lui accanirsi giudiziariamente contro Salvini che bloccava i porti era una follia, e gli dice: hai ragione, ma dobbiamo farlo. Ecco, quello era un complotto contro Salvini. Se l'avessimo scoperto in diretta, probabilmente Salvini oggi non sarebbe a processo. Invece l'abbiamo scoperto 4 anni dopo, quando il processo è stato quindi come ha detto Di Pietro, che è uomo di mestiere e saggio, sono tanti, come dire, gli inneschi di una cosa che poi può portare appunto a un avviso di garanzia. Sono tante le strade che portano a questo innesco. Ecco, quello che io ho detto attenzione, si sta facendo un'operazione del genere, se si è in tempo fermiamoci o quantomeno mettiamola sui binari legittimi, corretti, che è quello di una procura che dice: secondo me c'è questo reato, ho aperto un'inchiesta, benissimo, vedremo come va a finire. Allora, Deborah Serracchiani, spetta alla procura di Roma, in particolare al procuratore Francesco Lovoi, sgomberare il campo dai dubbi e dai sospetti che l'articolo di Alessandro Sallusti da domenica ha animato? Ma guardi, intanto non sta a me mettere in discussione, né intendo farlo, e non penso che mi competa ovviamente l'onestà intellettuale del giornalista Sallusti, direttore, né compete a me commentare in retroscena, che peraltro non conosco. Però sono un parlamentare, e in quanto parlamentare pretendo forse con maggior forza quella trasparenza e quella chiarezza che credo sia necessaria sempre e comunque in ogni vicenda come quella che viene trattata dal giornale. E quindi le rispondo esattamente come ho risposto la volta in cui lessi con una certa sorpresa, anche con una certa apprensione, l'intervista al ministro Crosetto sul Corriere della Sera, in cui appunto lamentava preventivamente indagini o d'altro. E allora, come feci allora, anche oggi dico quello che ho detto allora, e cioè: se, perché a me ha colpito molto la risposta anche della Presidente del Consiglio, quindi se la Presidente del Consiglio teme qualcosa, pensa che ci sia un'azione nei confronti del Governo, venga in Parlamento, ce lo spieghi, ci informi, ci dica qual è la situazione, perché credo che sia di interesse di tutto il Paese e di tutti, non solo della maggioranza, della sua maggioranza o dei parlamentari di Fratelli d'Italia, credo che sia un tema che ha a cuore tutto il Paese, sia chi l'ha votata sia chi non l'ha votata, e quindi venga in Parlamento, ci dica se teme veramente che ci siano queste azioni nei confronti del governo, che ci sia qualcuno che stia manovrando contro chi oggi fa politica. E se Sallusti sa qualcosa in più, anche di queste informazioni ci dia data notizia, e venga però parlamentarizzata questa informazione, perché credo che sia interesse veramente del Paese. Dopodiché, guardi, io mi consentirete una battuta: se noto una differenza rispetto a 30 anni fa, è che una volta si gridava al complotto dopo che era arrivato l'atto giudiziario, oggi si grida al complotto prima che l'atto giudiziario arrivi. Ecco, semmai noto questa differenza, e credo però che sia in ogni caso qualcosa che non fa bene, perché credo che non faccia bene delegittimare comunque sempre, vedo che sta accadendo, e purtroppo è accaduto anche alla viva voce del Ministro della Giustizia, delegittimare la magistratura. Ecco, questo credo che non faccia bene. Credo che la separazione dei poteri, la nostra Costituzione, il modo con cui noi siamo in Europa faccia sì che questi nostri poteri si debbano rispettare, debbano poter lavorare in autonomia e indipendenza, e credo che anche le riforme che in questo momento il Governo sta portando avanti stiano minando quella indipendenza e quell'autonomia. Detto questo, vorrei che si facesse un'informativa parlamentare, in modo che di tutto questo la Presidente del Consiglio in persona ci informi. Allora, è il Parlamento, me lo consentirà. Prego, scusi. Me lo consentirà. È vero che è estate, è vero che è una notizia comunque importante, però temo purtroppo che le notizie su cui soffermarci siano altre, e mi riferisco in particolare al fatto che si continui a morire di lavoro, mi riferisco al fatto che c'è un cambiamento climatico importante nel nostro Mediterraneo, di cui poi parlerete dopo, e sul quale credo una riflessione vada fatta anche da parte di chi oggi nega che questo stia accadendo. Basta, certo, fare un giro per i nostri mari e si capisce che veramente la situazione sta precipitando. Allora, condirettore De Manzoni, è il Parlamento il luogo
luogo in cui deve essere chiarita questa vicenda o è dalle stanze della Procura di Roma che deve arrivare la parola definitiva? Prima di darti la parola, visto che la stessa onorevole Serracchiani ricordava che questo è solo l'ultimo episodio di una serie di allarmi lanciati da questa maggioranza, dalla stessa Presidente del Consiglio, in ordine a un possibile rischio di essere attaccati, ci rinfreschiamo la memoria con la scheda della nostra Barbara Laurenzi. Vogliono indagare Arianna Meloni. Attenzione, Arianna non ha fatto niente di male, ma la colpa di Arianna è solo quella di essere sorella di Giorgia. Il caso sollevato dal giornale agita la maggioranza. Vogliono indagare Arianna Meloni per colpire la sorella premier. Dall'inizio dell'esperienza di governo, giornali di sinistra e gruppi politici hanno iniziato a descrivere Arianna come la grande manovratrice delle nomine di governo. La destra e la paura dei complotti. Ultima puntata di una serie già vista nel corso della legislatura, con accuse rivolte non solo alla stampa. Perché nella storia della Repubblica Italiana non è mai accaduto quello che Fampeggio ha fatto con Fratelli d'Italia con nessun partito politico. Ma anche allo spread. Questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi, come sempre, immagina che un governo democraticamente eletto debba andare a casa per essere sostituito da un governo che nessuno ha scelto. E agli immancabili poteri forti. Qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte. Vedo degli attacchi, vedo anche chi pensa che ti spaventerai se non fai quello che spera o che vuole. Non sono una persona che si spaventa facilmente. Ma con chi ce l'ha realmente Giorgia Meloni? Chi sono questi nemici? Mi pare il governo dei complotti immaginari, dei nemici a tutti i costi, è un modo per non prendersi le responsabilità del fatto che sono al governo da oltre un anno e l'Italia sta peggio. Per le opposizioni quindi un modo per sviare, per la maggioranza invece l'ultima puntata di una saga destinata a durare. Noi dimostreremo al circuito mainstream e ai poteri forti che il potere più forte di tutti è il popolo italiano! Direttore De Manzoni, questa maggioranza soffre un po' di sindrome di accerchiamento, la stessa che individua Raffaella Paita, che in un comunicato parla proprio di una sindrome di accerchiamento che è covato nella masseria a beneficio di Ceglie Messapica. Ma non so se è una sindrome, so che allarmi ce ne sono stati, si ricordava anche prima Crosetto, so che ci sono delle situazioni, delle circostanze, non voglio parlare neanch'io come in questo caso specifico, perché evidentemente Sallusti sa cose che io non so e quindi è inutile che le metta in discussione. Però è verissimo che in questo paese si sono create incrostazioni di potere negli ultimi 10-15 anni che le ultime elezioni hanno messo in pericolo, in discussione, e che quindi qualcuno che non è contento di come vadano le cose può esserci. Ed è altrettanto vero che la magistratura sta giocando da anni e anni un ruolo in questo paese che non è del tutto neutro, almeno certi pezzi di magistratura, ma sono anche dichiarate, perché quando Crosetto lanciò il suo allarme si riferiva anche a assemblee pubbliche di associazioni, di correnti, di magistrati che esplicitamente dicevano che questo sarebbe stato un governo autoritario e che il loro compito era di combatterlo, perché questo è il compito che una parte della magistratura si è assunta. Sallusti prima ricordava il caso specifico di Salvini all'interno delle chat di Palamara, che proprio il mio giornale peraltro ha rivelato. Quello è un caso di scuola, ma non è finita lì. Cioè il caso Palamara, l'hotel Champagne, il CSM è tuttora vivo quel sistema, e l'abbiamo visto anche di recente. C'è il caso Tognotti, per esempio, il caso Natoli, scusate, nel CSM, che è esploso di recente e non si è ancora stato risolto. Sono state chieste le dimissioni, lei è ancora lì, ma nel frattempo, vista la sua posizione, è stata ricattata in un certo modo, è stata esclusa da una
votazione per una nomina importante e la nomina è stata deragliata. In questo modo è andato alla Procura di Catania l'esponente di una corrente di sinistra della magistratura rispetto a uno di moderato che invece era il candidato naturale che sarebbe stato votato dall'Anatoli. Questo che vi sto spiegando è una degenerazione del potere della magistratura. È certo. la degenerazione correntizia. Se c'è questa situazione, è chiaro che poi i sospetti sono legittimi. L'unica cosa che non ho capito, francamente, prima l'accenno ai servizi segreti, perché mi sembra che il pezzo di Sallusti e tutto anche la titolazione si basasse sul fatto che era la magistratura certo. che voleva indagare Arianna Meloni e per un reato specifico che era il traffico di influenze. Tra poco ci arriviamo con Sallusti, però stiamo un momento su quella che alcuni detrattori di questa maggioranza parlano di sindrome di accerchiamento. Esiste, magari serve anche per riconsolidare l'unità di una maggioranza che anche sul tema della giustizia quest'estate ha avuto qualche faglia, oppure c'è un atteggiamento ostile da parte del potere giudiziario nei riguardi del centrodestra dal 94 a oggi? Geremica. Insomma, accerchiato come sono accerchiati tutti quelli che vanno al governo. A me la cosa che diciamo un po' m'avvilisce è che non si ragiona più cercando un punto d'incontro ed una soluzione, si ragiona soltanto diciamo per portare del vantaggio alla propria parte politica. Ora, fin quando questo lo fanno i politici va benissimo, io credo che per loro non sia un buon affare, e quando però questo tipo di dibattito comincia a coinvolgere i magistrati, i giornalisti eccetera, rischiamo un pastrocchio dal quale non se ne esce più. A me che cosa colpisce, per esempio, in autunno si andrà a votare in tre regioni italiane, diciamo, una è l'Emilia che si vota perché Bonaccini si è dimesso, in altre due si vota per questioni come dire legati a interventi giudiziari, cioè in Liguria si vota per l'inchiesta su Toti, si torna a votare regolarmente in Umbria, ma vorrei ricordare che l'attuale presidente certo. umbra diciamo fu eletta dopo che fu costretta alle dimissioni, peraltro qualche giorno fa assolta da gran parte dei reati, la presidente che era Catiuscia Marini certo. Quindi uno a destra e uno a sinistra, cioè, però succede che indagano Bari. Ok, allora dalla destra tu non senti diciamo che la magistratura ha i complotti e la sinistra diciamo invece si lamenta, e si indaga in Liguria, si rovescia completamente. Allora capisci, c'è anche molta poca buona fede in questi ragionamenti, quindi ne parliamo, ma insomma credo che pochi ne parlino per raggiungere davvero una soluzione. Allora, io devo andare in pubblicità, se il direttore Sallusti può restare ancora con noi io gliene sarò grato, e ovviamente Tonino Di Pietro, dopo il break ripartiamo da qui. La magistratura ha cercato in questi anni di condizionare e influenzare e al limite anche modificare la volontà popolare espressa nel voto, dopo il break. So che la riunione di redazione del giornale chiama il direttore Sallusti, al quale chiedo solo due cose al volo. La prima, abbiamo riproposto qui nei nostri schermi la foto di Pierpaolo Pasolini. Nel 1974 firmò quell'editoriale sul Corriere della Sera. Io so, ma non ho le prove. Ti senti un po' come il grande intellettuale del Novecento? No, mi sembra un paragone improponibile da tutti i punti di vista. Capisco il senso. Sì, io so e confermo che sono in corso, immagino, indagini su Arianna Meloni con l'ipotesi di investigativa. Questo lo confermo assolutamente.
Sono 30 anni che la politica cerca di risolvere quel conflitto con la magistratura attraverso una riforma. Non c'è riuscito Berlusconi, non c'è riuscito Renzi, adesso è in cantiere una nuova riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere. Considerato il clima che si è venuto a creare, direttore, non credi che quella riforma assuma i toni e i colori di una riforma punitiva nei riguardi delle toghe? Ma ogni volta che si parla di riforma della giustizia cade un governo e non è una battuta, è accaduto, basta chiedere a Mastella che fu per esempio non un governo di destra, ci fu un governo di sinistra che si era messo in testa di riformare la giustizia, il governo Prodi Mastella, ecco cade il governo. Quindi non sono particolarmente ottimista che la riforma vada in porto così come pensata da chi ha vinto le elezioni e se per caso come dire, dovessero insistere nel volerla mandare in porto, credo che il caso Meloni, il caso di Arianna Meloni sarà solo il primo di una lunga serie. Allora, grazie ad Alessandro Sallusti, buon lavoro. Antonio Di Pietro, questa riforma tanto attesa quanto osteggiata dalle toghe, inserendosi in questo clima, rischia davvero di essere una sorta di bastonata nei riguardi del terzo potere? Rispondo a questa domanda e anche alla domanda con cui ha chiuso prima dell'intervallo, e cioè se la magistratura in questi anni ha influenzato, modificato volutamente il risultato del voto dei cittadini. Vengo subito alla sua domanda, non voglio scappare. Ci mancherebbe. Io sono favorevole alla separazione delle carriere. Sono favorevole alla separazione delle carriere purché, come scritto nella Costituzione, rimanga sia il potere inquirente sia il potere giudicante totalmente indipendente dagli altri poteri. E sono favorevole a questa separazione perché è pure ipocrisia ritenere che il ruolo del PM e il ruolo del giudice siano sullo stesso piano. Il PM cerca colui che ha commesso il reato, il giudice giudica da terzo, ascoltando non solo la voce dell'accusa ma anche la voce della difesa, e non lo dico io, lo dice l'articolo 111 della Costituzione, che quindi vi possano essere due carriere separate, con due consigli superiori della magistratura separate, con un'alta corte della giustizia che giudica da esterno i comportamenti degli uni e degli altri, a me pare una cosa che sia accettabile purché all'interno di una totale indipendenza del ruolo del pubblico ministero. Detto questo, mi permetta però, questa la penso io, rispetti chi la pensa diversamente da me. Quel che però io volevo dire, che la cosa a me pare delicata, è che se è vero come è vero che l'attività del pubblico ministero, perché poi di questo si tratta, l'azione è quello che fa più bene o più male, è chi inizia l'azione. Allora si dice molte volte, guardate che una volta che il magistrato indaga su qualcuno, questo viene depotenziato delle sue funzioni e del suo ruolo. Il magistrato cerca chi ha commesso il reato, ma se chi ha commesso il reato è un politico e che quindi ve ne sono le conseguenze sul piano istituzionale, non è colpa del magistrato, è colpa di chi ha commesso il reato, non come non è colpa del chirurgo che opera di un tumore e poi qui si viene operato e continua a comportarsi senza rispettare le regole di sanità. Ed ancora, il quesito vero è un altro, ma le indagini nascono sempre su notizie di reato serie e concrete o anche un po' allampanate. E l'altro quesito che bisogna porsi, a mio avviso, è: ma vi sono PM che si innamorano delle proprie indagini? Sì, è vero, ci sono. Vi è un altro indizio che dobbiamo porci: ma vi sono procure che aprono indagini la mattina dopo che hanno letto i giornali? Sì, è vero, ci sono anche questo. E ancora un altro quesito: vi sono organi di informazione che non fanno giornalismo investigativo ma fanno cassette postale? Sì, è vero anche questo. Queste sono le domande a cui bisogna dare una risposta e possibilmente anche una soluzione. Allora, Deborah Serracchiani, Di Pietro pone una serie di... Io non mi sento più, però.
Di Pietro pone una serie di questioni. La prima che le voglio rivolgere è possibile immaginare una separazione delle carriere, quindi la separazione della carriera di chi indaga rispetto a quella di chi giudica, garantendo tanto al PM quanto al giudice una piena indipendenza dal controllo del potere politico? Allora, intanto parliamo di separazione delle funzioni, non delle carriere, perché la nostra Costituzione quello ha fatto, cioè ha separato le funzioni, e con la riforma Cartabia le funzioni sono già esattamente separate e un magistrato, quando diventa magistrato, sceglie se fare il PM o il giudice e può cambiare la propria funzione una sola volta nella propria carriera professionale. Quindi a me pare che francamente quella separazione di cui parla anche l'onorevole Di Pietro sia già nei fatti. A me non convince la separazione delle carriere per come viene fatta, non solo per come sono, è stata indicata dal governo la modalità con cui vengono fatte, verrebbe fatta questa separazione e la modalità con cui verrebbero peraltro nominati i membri della cosiddetta alta corte. Non mi convince il fatto che ci siano due CSM, come non mi convince il fatto che il pubblico ministero e il giudice non siano già separati nelle loro funzioni. Il pubblico ministero è vero che indaga, ma indaga per cercare prove che riguardino sia chi ha commesso il reato, sia anche prove difensive a favore di quella persona. Questo si fa poi nel dibattimento. E il giudice è un giudice appunto terzo che giudica sulla base di quelle prove che sono state raccolte dal pubblico ministero. La maggior parte dei casi si conclude con un'assoluzione? Certo, è la prova provata del fatto che c'è una magistratura indipendente che giudica sulla base delle prove raccolte da un altro magistrato. Quindi a me la separazione delle carriere non convince, anche perché il PM, purtroppo, lo dico a Di Pietro, per come è scritta la norma, finisce in un limbo, in una sorta di terzo potere bis che non ha alcuna possibilità di indipendenza ed autonomia e che a questo punto potranno succedere due cose: o diventa un super poliziotto, e a me questo spaventa tantissimo, oppure può rimanere soltanto sotto l'esecutivo, cioè sarà l'esecutivo a dirgli quello che può fare e non può fare, quali indagare e quali non indagare, e questo significa anche ledere l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. È per questo motivo che noi siamo contrari alla separazione delle carriere, perché dietro alla separazione delle carriere c'è un attacco al presidio di indipendenza ed autonomia del terzo potere dello Stato, punto. Allora, la notizia di una possibile indagine a carico di Arianna Meloni ha ricompattato una maggioranza che proprio sui temi della giustizia, lo dicevamo prima, quest'estate ha mostrato tante fratture tra l'anima giustizialista e l'anima invece più garantista, incarnata da Forza Italia. Nel mezzo c'è un guardasigilli, Carlo Nordio, che appare sempre più solo, e la vicenda del suo appello al capo dello Stato, rinviato poi a settembre per un incontro sulle carceri, è solo l'ultimo esempio. Ripartiamo da qui, da Carlo Nordio. Chi sequestra un cellulare, sequestra una vita. La tecnologia avanza molto più velocemente delle leggi, ma non è che sequestra la vita di Tizio, proprietario del cellulare, sequestra la vita di Sempronio che parla con Martino, di Mevio e di Pietro Augusto. Siamo tutti oggetto di attacchi di cyber criminali. Un mafioso vero non parla né al telefono né al cellulare perché sa che dentro c'è un Trojan. L'intero sistema di reati contro la pubblica amministrazione è un sistema obsoleto. Se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro io pago fino all'ultimo centesimo le imposte, non ci riuscirebbe. Rischiamo veramente di cadere in un luogo barbaro, medioevo. Non c'è sorveglianza che tenga. Persino al processo di Norimberga, due imputati eccellenti, Lei e Göring, si sono suicidati nonostante avessero lo spiaccino aperto 24 ore su 24.
Allora, direttore De Manzoni, il giorno del giuramento al Quirinale Nordio promise un piano di depenalizzazione, di snellimento del codice Rocco. Dopo 2 anni invece questa maggioranza ha prodotto nuovi reati. Ha provato in tutti i modi a mettere a punto un provvedimento che alleggerisse la pressione nelle carceri afflitte come sono dalla sovrappopolazione, e invece il risultato è stato un decreto che per sua stessa missione era necessario ma non sufficiente, visto che ha chiesto un aiuto e un incontro al Colle. A questo punto dobbiamo concludere che Nordio, esimio magistrato, è un magistrato fuori posto in questa coalizione? No, dobbiamo concludere che il ministero dove si è seduto Nordio è probabilmente il posto peggiore di governo a cui si possa aspirare, quello più complicato, quello che ha più derivazioni anche politiche da questo punto di vista. Di Pietro prima, che conosce la magistratura dall'interno, cosa che noi, nessuno di noi altri 4 presenti a questo dibattito, ha prima offerto uno spaccato di alcune cose che oggettivamente denotano un problema. Il problema del sovraffollamento delle carceri, peraltro, è annoso, secolare quasi. Dal dopoguerra ad oggi sono stati fatti 34 provvedimenti svuota carceri, tutti ineffettuali, perché a distanza di poche settimane, mesi, anni, la popolazione carceraria è ritornata a quella che era e addirittura è aumentata, perché i delinquenti messi in libertà tendono a delinquere di nuovo molto spesso, e perché nel frattempo, tra l'altro, abbiamo avuto anche un'immigrazione abbastanza selvaggia che contribuisce in grande parte alla popolazione carceraria. Detto tutto questo, è chiaro che Nordio è intanto fa parte di un governo e quindi non è che decida lui da solo. Ci sono delle cose che probabilmente Nordio avrebbe voluto fare e che questa maggioranza gli ha impedito di fare o gli ha sconsigliato di fare, e come tutte le persone fa cose buone e cose cattive. Di volta in volta lo valuteremo su quello che farà. Ha un progetto ambiziosissimo, che è quello della separazione delle carriere, che io spero invece che, ho molti dubbi come tutti, spero invece che vada in porto. E l'onorevole Saracchiani prima diceva: ma no, il PM indaga anche a favore dell'indagato. No, questa è una pia bugia, lo sappiamo tutti, è una pietosa bugia così come l'obbligatorietà dell'azione penale. Sì, è una pietosa bugia che ci raccontiamo tutti quanti, che il PM indaghi anche a favore dell'imputato, perché non è così. Recentemente abbiamo avuto una clamorosa manifestazione di questo al processo ENI a Milano, dove sono state occultate delle prove. E le archiviazioni fatte dai PM, allora c'è un processo contro il PM. È una finzione, ci illudiamo che anche, così come l'obbligatorietà dell'azione penale, a mio modo di vedere, perché nel momento in cui si accumulano fascicoli su fascicoli, poi il PM decide quale mandare avanti e quale non mandare avanti. Questo è evidentissimo. Geremicca, lo stesso De Manzoni diceva: beh, Nordio è al suo posto, però non decide da solo, fa parte di una coalizione. A questo punto rischia di essere il manzoniano vaso di coccio in mezzo ai vasi di metallo? No, ma intanto è effettivamente vero che quella è la poltrona, come dire, più scomoda dell'intero governo. Non è una suggestione la storia degli ultimi 30 anni. Ma guarda, io credo che stiano venendo al nodo dei pettini, pettine dei nodi che anche noi giornalisti abbiamo affrontato un po' schematicamente. Cioè, noi abbiamo raccontato, diciamo, in questi 2 anni che tra le 3 forze di governo c'era un'intesa ferrea e ognuno aveva preso un pezzo importante del programma. Cioè, la Fratelli d'Italia voleva il premierato e avrà il premierato, la Lega voleva l'autonomia differenziata, Forza Italia voleva la giustizia, ognuno con dei propri obiettivi. Io credo che ognuno di questi capitoli, diciamo, poi riserverà delle sorprese amarissime, perché parliamo di
premierato, se ne può ragionare. Io credo che andrà tutto per aria appena ci si renderà conto che se si cambia la forma di governo bisogna cambiare la legge elettorale, e lì voglio poi vedere, diciamo, tutte queste intese. Sull'autonomia differenziata parliamo di un provvedimento che, se va bene, parte tra 2-3 anni, per i famosi LEP, la quantità di quattrini che ci vogliono. E sulla giustizia viene fuori, come dire, quello che, poiché ognuno è inseguito al proprio passato, viene fuori, diciamo, le differenze che c'erano da tempo tra queste tre forze. Insomma, non dimentichiamo mai la Lega con i capi in Parlamento, cioè il pugno duro di Fratelli d'Italia, e l'idea di giustizia invece di Forza Italia. Loro non nascondono di volere, all'interno di questa riforma della giustizia, cancellare anche la legge Severino per ridare l'onore a Berlusconi. Insomma, ci sono degli interessi molto di partito che, quando però poi sei coalizione e devi realizzare, va incontro a difficoltà. Il caso di Nordio è esemplare, perché a partire dalle carceri sono, e che cosa fare per lo svuotamento delle carceri, sono venute fuori differenze abissali, no? Certo. Scarcerazioni, la carcerazione preventiva, dove ci sono idee molto diverse. Adesso che Nordio riesca, col sostegno del Presidente della Repubblica, a barare, certo, questa riforma, a me pare complesso, però insomma stiamo a vedere. Anche perché, infilo il dito nella piaga, Deborah Serracchiani, c'è un sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, l'uomo che proprio contro di lei e i suoi colleghi di partito che visitarono il penitenziario di Sassari all'inizio di quest'anno, scatenò il putiferio del caso Cospito, l'altro giorno in visita ad un carcere ha incontrato le guardie carcerarie, di cui peraltro ha la delega, ma non ha voluto incontrare i detenuti, motivandolo così: non mi inchino alla Mecca dei detenuti. Che effetto le fa, Serracchiani, lei che fu messa sulla graticola da Del Mastro per aver visitato i detenuti del carcere di Sassari? Guardi, un effetto molto chiaro alla delega alla penitenziaria, ed è assolutamente inadeguato a svolgere il ruolo che sta svolgendo. Peraltro prima avete fatto vedere un bel video di Donzelli, ricordo che proprio Donzelli e Del Mastro, e in particolare Del Mastro, qualche problema sulla rivelazione dei segreti d'ufficio ce l'hanno. Detto questo, io credo francamente che Nordio abbia il problema di essere semplicemente all'interno di una maggioranza che sulla giustizia, come diceva bene Geremica, è estremamente divisa. Ma noi li vediamo divisi su tutto. Forza Italia vuole ad esempio che venga rivista la norma sulle detenute madri, presenta degli emendamenti, li ritira e poi però minaccia di non votarne altri. Fratelli d'Italia è assolutamente contraria alla liberazione anticipata speciale, che serve proprio per aiutare ad abbattere il sovraffollamento, e che, voglio dirlo con chiarezza, non riguarda il fatto che finiscono fuori dal carcere persone che sono pericolose socialmente o che non hanno pagato quello che dovevano pagare per l'errore che hanno commesso o per il delitto anche grave che possono aver fatto, perché non riguarda queste persone, riguarda persone che hanno un fine pena molto breve di 12 mesi, riguarda persone che diciamo hanno commesso reati ma non di quella gravità sociale per i quali non verrebbero toccati dalla liberazione anticipata. Ebbene, noi abbiamo Forza Italia che vota sì all'urgenza di questo provvedimento in aula e dice di esserne favorevole, quando questo provvedimento arriva votano il rinvio sine die, perché non sono d'accordo sul farlo, perché c'è una contrarietà della Lega, c'è una contrarietà dei Fratelli d'Italia. Questo significa semplicemente legare le mani del guardasigilli, e me lo faccia dire anche riguardo al complotto. Io fossi Arianna Meloni dormirei sonni tranquilli, perché stanno eliminando tutti i reati che riguardano i colletti bianchi, stanno eliminando tutti i reati che riguardano la pubblica amministrazione, a partire ad esempio dall'abuso d'ufficio, e finiscono in carcere solo i poveracci. Finiscono in carcere quelli che vanno a fare un rave, finiscono in carcere quelli che ammazzano l'orso marsicano, perché è più grave che ammazzare quello trentino. Questi sono nuovi reati, non mi sto inventando nulla. Certo. Oppure, se le dovesse capitare per caso di, con il proprio corpo, di fermare una macchina per una protesta, bene, sappia che adesso il reato è gravissimo. E se farà resistenza passiva sarà ancora più grave. Allora, ecco, questo sta accadendo. Quindi io fossi in loro sarei tranquilla. Quelli che non devono essere tranquilli sono quelli che finiscono in carcere per molto meno. Prima di chiudere, Antonio Di Pietro, un commento alle parole di Del Mastro, che va in carcere, saluta e incontra le guardie penitenziarie ma non incontra i detenuti, dicendo c'è anche non una chicca, però scusi,
prego. Dice anche una chicca: si fa una foto mentre fuma in carcere sotto al divieto di fumare. Questo vabbè, per dire che insomma, quando uno fa politica dovrebbe anche dare l'esempio. Vabbè, quello è un peccato veniale, diciamo una contravvenzione, ma non un delitto. Di Pietro. Non buttiamolo in politiche fino a se stessi. I reati contro la pubblica amministrazione ci sono e ce ne sono a sufficiente per perseguire la pubblica amministrazione. L'autorità giudiziaria sta facendo il suo dovere e quindi la possibilità di contrastare i reati contro la pubblica amministrazione ci sono e come. Detto questo, a me pare che da una parte c'è una questione strutturale, non c'è niente da fare, se produciamo 60.000 persone che è bene che siano in carcere all'anno e abbiamo 40.000 posti, dobbiamo creare strutture superiori, maggiori, più efficienti, dove si sta anche un po' meglio, ma ci stiano tutti, in via strutturale, in via emergenziale, l'ha chiamato prima la dottoressa, l'onorevole Serracchiani, liberazione anticipata speciale, è un indulto? Bene, si assume la responsabilità di farlo, ma di chiamarlo col nome e cognome, perché altrimenti è un po' una presa in giro. Io personalmente, piuttosto che far stare male un detenuto in carcere, per l'amor di Dio, mi impegno a costruirne di più, ma nel frattempo cerco di qualche suicidio in meno. E se per fare qualche suicidio in meno c'è necessità di una liberazione anticipata speciale, che è un termine molto nobile, certo, per dire, per fare un indulto per i reati minori, ben venga. E ben venga, ma ci vogliono i 2/3 del Parlamento, come tutti i provvedimenti di clemenza. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Federico Geremicca, a Deborah Serracchiani, al direttore De Manzoni e ad Antonio Di Pietro. Restate con noi, perché vedo già stagliarsi nei nostri schermi il costituzionalista per eccellenza, Sabino Cassese, con lui dopo la pubblicità. Minuti dopo le 12 è il momento delle notizie del TG di La 7. Luca Speciale, buongiorno. Buongiorno Francesco. Allora, alle 13.30, come sempre, nel telegiornale andremo a Chicago per mostrarvi la commozione, anche le lacrime, ma anche la determinazione con la quale Joe Biden ha difeso i risultati del suo mandato in quella che è stata la sua ultima notte politica, diciamo, il giorno del passaggio di consegne con Kamala Harris, che era sul palco a sorpresa e che lui stesso ha definito come la sua migliore scelta. Poi in Italia, perché proseguono le ricerche dei 6 dispersi di quello yacht di lusso a vela che è stato travolto e affondato da una tromba marina mentre era in rada a Porticello nel Palermitano. Tra i dispersi ci sono anche il tycoon britannico Lynch, sua figlia, e il presidente di Morgan Stanley International, Bloomer. E poi chiaramente la pagina politica, ne avete parlato, il duro scontro tra governo e magistratura dopo i timori di Giorgia Meloni di presunte inchieste nei confronti di sua sorella, la levata di scudi dei magistrati che dicono vogliono delegittimarci adombrando complotti. Ci vediamo alle 13.30, grazie Francesco. Grazie Luca, saluto e ringrazio Sabino Cassese, giudice emerito della Consulta, già ministro, uno dei costituzionalisti più ascoltati e più autorevoli del nostro paese. Prima di affrontare le questioni stringenti dell'attualità, vorrei con lei fare un tuffo nel passato, perché oggi, 20 di agosto, siamo all'indomani della 70esimo della morte di Alcide De Gasperi, ma siamo anche alla vigilia del 60esimo della morte di Palmiro Togliatti. Due figure così distanti, così diverse, così avversarie, che pure, nonostante anche la divisione della cortina di ferro, riuscirono nel dopoguerra a mettersi insieme e a costruire quella carta costituzionale che ancora oggi viene celebrata come la carta più bella del mondo. Perché quello spirito costituente si è perso nella storia recente del nostro paese e si procede con governi di centrodestra come con governi di centrosinistra a fare delle modifiche alla carta costituzionale a maggioranza, che poi normalmente vengono spazzate via dai referendum confermativi? Perché si è perduto il senso del compromesso, il realismo. De Gasperi e Togliatti avevano due o tre tratti comuni. Innanzitutto, una cosa che manca molto oggi, quello che si chiamava gravitas,
il peso, l'importanza, la compostezza. In secondo luogo, ambedue erano maestri nel realismo, sapevano che l'Italia doveva stare in un consesso più ampio. De Gasperi ci ha portato nel Patto Atlantico e ci ha portato nell'Unione Europea, è stato uno dei costruttori dell'Unione Europea. E Togliatti, con il suo realismo, la svolta di Salerno, l'approvazione dell'articolo 7 della Costituzione, quello che riguarda il concordato tra Stato e Chiesa, e poi col modo in cui reagì alla stessa cacciata dal governo da parte di De Gasperi. Ecco, sono stati due personaggi importanti che hanno avuto questa capacità di riuscire, contrapponendosi l'uno all'altro, a cercare dei terreni d'incontro. E grazie a questi terreni d'incontro ci hanno portato fuori dal periodo post-bellico e hanno realizzato quelle cose che sono state fatte, la Cassa per il Mezzogiorno, la riforma agraria, tanto per fare due esempi di quello che ha fatto De Gasperi. Nei libri di storia si legge che fu De Gasperi che volle il nome Cassa per il Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno capisse che c'erano dei soldi, che c'erano delle promesse di investimenti. E sapesse che cosa fece De Gasperi quando si parlò della riforma agraria? Chiamò i grandi proprietari agrari a Roma e gli fece quello che si chiamava allora un liscebus, cioè un discorso molto rigido e severo, dicendogli che la riforma agraria bisognava farla perché il latifondo non era più una cosa accettabile. Ecco, questi erano i tratti di severità nello stesso tempo e di elasticità mentale di questi due grandi personaggi che sono morti praticamente a 10 anni di distanza. Avevano però 10 anni di differenza tra di loro, a 10 anni di distanza, l'uno è il 19 e l'altro è il 21 agosto del 54 e del 64. Professor Cassese, lei vede oggi nella nostra classe dirigente qualcuno che sia capace di raccogliere l'eredità dell'uno o dell'altro? Guardi, le dirò il risultato di una mia analisi semantica. Mi ha colpito nei due libri che ha scritto, uno che ha scritto e l'altro che ha dettato, diciamo, e l'attuale Presidente del Consiglio, mi ha colpito l'uso frequente della parola realismo. Il realismo è una cosa di cui oggi abbiamo bisogno. Bisogna capire quali sono i vincoli, bisogna capire quali sono le convenienze, bisogna cercare di evitare queste dispute che sono inutili. La maggior parte del dibattito politico italiano è perfettamente inutile rispetto ai grandi problemi del nostro paese. I nostri problemi sono la scuola, la sanità, l'occupazione, il progresso civile, la tutela ambientale. Lei capisce che la tutela ambientale oggi è una cosa di un'enorme complessità. Non può essere affrontata da un singolo paese. Se noi seguissimo i consigli strettamente, tutti i consigli per la tutela ambientale, non faremmo nulla, perché un singolo paese non può risolvere i problemi che sono mondiali, che sono globali. Quindi dobbiamo cercare di metterci d'accordo con altri paesi e tener conto che ci sono delle asimmetrie nella storia, cioè che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di un maggiore inquinamento perché devono svilupparsi più rapidamente e fare quello che noi abbiamo fatto un secolo fa. Abbiamo inquinato producendo e sviluppandoci. Quindi dobbiamo avere delle straordinarie capacità di raggiungere i punti di incontro, cioè saper negoziare, saper trovare compromessi, saper trovare delle piattaforme comuni con gli altri. Questo è quello di cui la classe dirigente italiana ha un grande bisogno. Lei, professore, ha dettato l'agenda delle cose di cui la politica si dovrebbe occupare, invece che perdersi in
conflitti, in litigi sterili. Si riferisce anche all'ennesimo capitolo dello scontro tra politica e magistratura, innescato dall'articolo pubblicato domenica in prima pagina da Alessandro Sallusti, che paventa una possibile indagine a carico della sorella di Giorgia Meloni, con conseguente reazione sdegnata dell'Associazione Nazionale dei Magistrati? Certo, francamente sì. Io penso che ci sono dei grossi problemi della magistratura, che questi grossi problemi sono fondamentalmente i problemi dei tempi della giustizia. I tempi della giustizia riguardano 60 milioni di italiani, perché tutti in qualche modo abbiamo o contatti con la giustizia, o aspettiamo la giustizia, o ci aspettiamo che una giustizia sia abbastanza veloce in modo tale da diciamo non spaventare per esempio gli investitori stranieri. Pensi che cosa ci costa oggi una giustizia lenta, con decisioni che arrivano dopo 3 anni, 5 anni, 7 anni, in termini di mancati investimenti di italiani e di stranieri e di timore di tutto questo. Ora, questi sono i problemi veri, non sono quelli che possiamo oggi, ecco, il resto sono scaramucce. Certo, a proposito però di queste scaramucce, noi abbiamo avuto ospite Alessandro Sallusti poco fa, il quale confermava la veridicità di quanto ha scritto, seppur in forma ipotetica, ha utilizzato un po' il pasoliniano "io so", anche se ancora non ho le prove. Il fatto è che però ancora non abbiamo notizia precisa e specifica di un'indagine a carico della sorella della nostra Premier. Lei crede che l'onere della prova in questo caso spetta al giornalista, o come ha detto lo stesso Sallusti, toccherebbe alla Procura di Roma sgomberare il campo con un comunicato in cui si esclude l'indagine a carico di Arianna Meloni, invece che trincerarsi dietro il comunicato sdegnato del sindacato dei magistrati? Io innanzitutto penso che fare tanto clamore intorno a un fatto di cui non si hanno le prove mi sembra eccessivo. Che questo clamore coinvolga anche i livelli più alti del governo e dello Stato è anche esso eccessivo. Penso che dietro a questo potrebbe esserci un problema, che è quello di uno scontro tra politica e magistratura che ormai dura da 30 anni e che quindi possa essere un problema serio. Però non si può montare prima che se ne accerti la serietà. Quindi è bene che in qualche modo ci si trattenga, almeno se si hanno delle posizioni ufficiali, ed è bene che non si alimenti una gran cassa nei media intorno a una questione che andrebbe ancora dimostrato. Certo, perché nel conflitto tra politica e magistratura c'è un terzo soggetto, che è proprio quello rappresentato dalla categoria a cui anch'io appartengo, quello della stampa. La stampa è libera, è previsto nel dettato costituzionale, però molto spesso si punta il dito contro il cortocircuito tra alcuni organi di informazione e certe procure. Occorrerebbe a questo punto regolamentare meglio, secondo lei, il traffico di informazioni, o questo inevitabilmente comprometterebbe la libertà di stampa? Guardi, quello che viene chiamato circuito mediatico, e cioè il collegamento tra alcune procure e i mezzi di comunicazione, certamente è un fatto reale. Non penso che debba essere disciplinato con norme, penso che debba entrare, come dire, nell'etica, nelle linee guida di azione dell'uno e dell'altro corpo, cioè da un lato dei magistrati e dall'altro di professionisti come quelli che sono interessati e addetti ai rapporti con la diffusione del pensiero, i media. La funzione dei media, insomma, si ricorda l'espressione il quarto potere, no? Certo. Dico, è un potere importantissimo,
ed è difficile. È bene che la magistratura sia autenticamente indipendente. Per esserlo indipendente non può essere così presente come oggi nello spazio pubblico. Ed è bene, dall'altra parte, che i mezzi di comunicazione non siano, come accade qualche volta, una gran cassa di quello che succede. Certo. Nel mondo della magistratura. Mi sembra semplice. Certo, lei si appella all'etica individuale di ciascun giornalista e ai codici di autodisciplina e di autoregolamentazione della categoria, proprio per non comprimere quel diritto di cronaca e quel diritto di critica che costituzionalmente esercitano. Vero è che lo stesso Presidente del Consiglio, ma come lei tanti suoi predecessori, non hanno lesinato in critiche anche dure, anche in attacchi frontali nei riguardi della stampa cosiddetta non simpatizzante. Anche da parte di chi detiene il potere occorrerebbe una autoregolamentazione, proprio per evitare un conflitto che è nelle cose, ma che per chi riveste il potere deve essere, come dire, maneggiato con maggiore prudenza. Io penso che il governo e gli uomini di governo abbiano naturalmente anch'essi il diritto di critica e quindi lo possono fare. L'unica cosa è che lo debbono fare con quella gravitas che caratterizzava appunto persone come Togliatti e come De Gasperi, con quella compostezza, con quel senso della misura e valutando anche il peso specifico delle loro parole, perché è chiaro che se io dico qualcosa, il mio dire ha un peso molto diverso dal dire di una persona che riveste una carica pubblica. E chi riveste una carica pubblica deve, in questo senso, non preoccuparsi di essere presente tutti i giorni sui giornali o i mezzi di comunicazione, non sui media, ma deve preoccuparsi di dare degli indirizzi. Professore, un'ultima questione. Prego, scusi. La fiducia della popolazione, volevo dire. Allora, a proposito di questo, vorrei chiudere questa nostra conversazione con una considerazione che ci porta alla sfida delle sfide, almeno di questo 2024, la corsa alle elezioni americane, perché là si sta creando un vero e proprio laboratorio che mette alla prova tanto la capacità dei giornalisti di informare correttamente, quindi guadagnare la fiducia dei propri lettori, ma anche della capacità della politica di fare una propaganda corretta. Le vorrei sottoporre due creazioni dell'intelligenza artificiale veicolate da Donald Trump. La prima rappresenta la convention democratica in corso in questo momento a Chicago, come fosse una assise del partito comunista sovietico. Dall'altro invece un appello falso della pop star per eccellenza Taylor Swift, che parrebbe esprimersi a favore di Donald Trump, cosa che è del tutto falsa. Siamo davanti a un pericolo per quella fiducia che sta alla base anche della convivenza civile nel rapporto tra cittadini e potere mediatico. La possibilità di manipolare le informazioni c'è sempre stata, ora è aumentata nell'eco che può avere. Dobbiamo avere, primo, dei cittadini un po' più informati, più educati, l'istruzione è fondamentale. E secondo, la capacità e la possibilità per tutti di poter entrare nello spazio pubblico ed esprimere la propria opinione. E quindi anche criticare e far vedere le manipolazioni che fanno i propri avversari. Solo così, non con delle possibili censure dall'alto, si può risolvere il problema della manipolazione delle informazioni.
Allora, grazie professor Cassese, faccio tesoro di quanto lei ci ha detto poco fa. Una delle preoccupazioni che dovrebbe essere in cima all'agenda della politica non solo nazionale ma sovranazionale è proprio quella della tutela dell'ambiente. E mentre ancora continuano le ricerche dei dispersi al largo di Palermo, noi vogliamo anticipare la pagina che apriremo dopo la pubblicità con un toccante monologo dell'attore Giuseppe Cederna, che è salito sui ghiacciai della Valtellina e a loro e al loro scioglimento ha dedicato queste parole. È un viaggio nel tempo andare vicino a un ghiacciaio, perché vedi anche il ghiacciaio invisibile che c'era, quello che c'è, che ti dimostra che il tempo passa e il mondo si consuma. Questo vento che io sento qua dietro la testa non è un vento normale, è il respiro freddo del ghiacciaio che vive il suo ultimo tempo di vita. Un ghiacciaio, rispetto alle nostre proporzioni, è un gigante. Ed è un gigante che sta soffrendo, che si scioglie, che in qualche modo si scioglie davanti ai nostri occhi. E vedi la pietra su cui è passato. Quello che dico che sembra di fare un viaggio nel tempo, perché sulla pietra tu vedi i passi, il segno del ghiacciaio che c'era, del corpo del gigante, e tu cammini su un gigante che si sta fondendo. Respiri l'aria, senti la sua voce e forse preghi per te e per il mondo. .28 di nuovo in diretta, le immagini in diretta in questo momento ci portano a Palermo, dove continuano, ahimè, ancora senza successo le ricerche dei sei dispersi del naufragio che ieri mattina, nelle prime ore dell'alba, ha colpito un veliero. Una sola persona è stata già recuperata come cadavere, le altre sei sono ancora in fondo al mare, dove i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a individuare il veliero a una profondità di oltre 50 metri, trovandolo integro e senza squarci. Spetterà alla magistratura stabilire la dinamica di questa tragedia. Vero è che quel veliero vicino alle coste siciliane è stato travolto da una tromba d'aria, un evento estremo che purtroppo si ripete con una estrema frequenza. Sono 2215 solo dall'inizio dell'anno gli eventi estremi. Allora da qui noi vogliamo ripartire provando a ragionare insieme ai nostri ospiti su quale sia la connessione tra la frequenza di questi fenomeni e il cambiamento climatico. Con noi, è un piacere ritrovarla, Licia Colò, divulgatrice scientifica, volto di questa rete con Buongiorno. Eden, un pianeta da salvare. Al mio fianco Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Buongiorno. E co-portavoce dei Verdi Europei. Collegato con noi Fabio Dragoni, firma della Verità e autore di un pamphlet per non morire al verde, salvare l'uomo per salvare il pianeta, edito dal Timone. Dalle acque del Mediterraneo ci spostiamo invece sulle vette della Valtellina, dove poco fa avete sentito le parole struggenti con cui Giuseppe Cederna ha raccontato della fusione dei ghiacciai, e in quei ghiacciai è andato il nostro Stefano Ciardi. Le previsioni vedono un ritiro dei ghiacciai dell'80% entro la metà di questo secolo, e quindi così tanta acqua non verrà più donata dai giganti bianchi delle nostre montagne. E questo sarà un problema. Le grandi nevicate di quest'anno non hanno fermato la fusione del ghiacciaio dei Forni, in Valtellina, che ora fa riemergere ordigni della Prima Guerra Mondiale. Ora stiamo andando alla stazione meteorologica sul ghiacciaio dei Forni, dove è stata trovata una granata inesplosa. Lungo questo percorso però chiunque potrebbe trovarne una.
Sei un pezzo di granata. Sì, si vede bene che c'è il ferro ossidato. E su questo ghiacciaio si sono combattute due battaglie tra l'agosto e il settembre del 1918. La presenza di schegge e di proiettili sulla superficie del ghiacciaio ci testimonia la presenza di centinaia di pezzi inesplosi con un elevatissimo rischio. Questo è il punto dove qualche settimana fa abbiamo trovato un ordigno inesploso della Prima Guerra Mondiale. Come mai troviamo degli ordigni che riemergono oggi inesplosi, perfettamente conservati? Perché 100 anni fa, quando sono stati lanciati durante il conflitto, sono finiti nella pancia del ghiacciaio, sono caduti all'interno di crepacci. Il riscaldamento climatico ha portato a fondere, pensate, 100 metri di ghiaccio in un secolo, e quindi tutto quello che si trovava protetto e conservato all'interno del ghiacciaio adesso lentamente affiora alla superficie. Giulia La Trivella! È stata piantata il 6 di agosto e emergeva 36 centimetri. Adesso emerge 134 centimetri. Quindi vuol dire che abbiamo perso 9,8 centimetri al giorno. Gli altri anni erano 6-8 centimetri, quest'anno sta accelerando. Perdiamo anche un pezzetto della nostra storia, perché il mondo della montagna è fatto anche da sempre di ghiacciai, dove l'uomo ha lavorato, ha vissuto, ha fatto del turismo e dell'alpinismo. Tutto questo lo perderemo nell'arco di pochi decenni. Licia Corò, visto che hai dedicato tutta la tua carriera professionale a raccontare il nostro pianeta e a cercare di sensibilizzare tutti alla sua tutela, vorrei chiedere a te se è corretto istituire un nesso non solo tra il cambiamento climatico e i fenomeni estremi, ma anche tra il cambiamento climatico e questo fenomeno, che estremo non è, ma è strisciante e comunque inquietante, quello della riduzione progressiva della superficie dei ghiacciai delle nostre montagne, nelle nostre Alpi. Beh, assolutamente sì, è un collegamento che non possiamo ormai mettere in dubbio. La scienza ci ha detto più volte che i cambiamenti della Terra ci possono essere, ma l'uomo in questo secolo ha dato una grande accelerazione. Io sono rimasta toccata dalle parole di Cederna, però più di una volta mi sono trovata di fronte a ghiacciai che ormai non esistono più, e vi assicuro, è una cosa che fa spezzare il cuore, perché ti rendi conto come il mondo sta cambiando, spinto da interventi umani che danno la presenza della natura un po' per scontata, quasi come che se chi si occupa di natura si occupasse di temi di serie B. Adesso ce ne occupiamo perché abbiamo dei morti, perché abbiamo dei disastri, perché abbiamo milioni di euro di danni, e quindi vediamo sempre il mondo in maniera antropocentrica. Non abbiamo questo rispetto nei confronti della nostra casa comune, perché è giusto che ci sia. Iniziamo a parlarne perché alla fine siamo noi in primis a pagarne i prezzi, e a mio avviso non è corretto. Licia, io credo che sia una visione antropocentrica anche quella di dire: beh, si sciolgono i ghiacciai, i nostri figli, i nostri nipoti non potranno fare le passeggiate che invece noi e i nostri genitori abbiamo fatto. Ma forse dietro lo scioglimento dei ghiacciai, che sembra un processo inarrestabile, c'è anche ci potrebbero essere degli effetti molto più impattanti rispetto a quelli del cambiamento del paesaggio e le difficoltà per l'industria del turismo della montagna. Assolutamente, i ghiacciai sono indispensabili nella nostra terra, ce ne sono tanti presenti in tutto il pianeta, e servono per mitigare l'aumento della temperatura. E l'aumento della temperatura sappiamo che cosa sta comportando. Abbiamo dei danni che hanno coinvolto l'agricoltura nel nostro paese, abbiamo disastri ecologici, drammi umani come quello che avete appena parlato, della tromba d'aria un po' così imprevista che ha fatto affondare l'imbarcazione fuori Palermo. Quindi lo scioglimento dei ghiacciai è semplicemente una cartina di tornasole di quello che stiamo facendo. Quindi, in maniera molto poco elegante, chi se ne frega se i nostri figli non vedranno i ghiacciai? Il problema è molto molto più importante, e tocca dei temi che alla fine non possiamo non vedere. Ci sono i migranti climatici, ci sono persone che muoiono di fame, ci sono allarmi legati all'agricoltura e quindi agli agricoltori, insomma.
I problemi sono molto molto di più e non semplicemente problemi legati a un romanticismo. Allora, Fabio Dragoni, sono le statistiche e gli studi meteorologici che dicono che la temperatura sotto l'atmosfera sta crescendo. Solo negli ultimi 11 mesi si è assistito, abbiamo la grafica numero 42, ad un aumento del 1,5 gradi. Licia Colò ci ha aiutato a delineare tutte le conseguenze. C'è però, questo è il tema del dibattito, e anche dello scontro politico e ideologico sulle cause di questo riscaldamento globale. Per Licia Colò non c'è dubbio, è colpa anche dell'azione dell'uomo. Tu non condividi? Ma io mi fido della scienza, e la scienza nel 2013, ho qui la pagina del Corriere della Sera, mi diceva che nel 2020 il ghiaccio sarà sparito al Polo Nord. Allora, la prima considerazione da fare è: evitiamo toni assertivi, perché il tempo e soprattutto le previsioni catastrofiche che ciclicamente ci vengono riprodotte poi si misurano. C'era anche lo stesso, non mi ricordo, l'ex presidente degli Stati Uniti, vicepresidente degli Stati Uniti, che diceva, l'ho anche rimosso dalla memoria, ne ho scritto nel libro. Il vice di Al Gore, non mi ricordo, cioè il vice di Al Gore, che non mi ricordo, che diceva né durante la campagna elettorale del 2020, nel 2007 diceva entro il 2014 i ghiacciai saranno tutti spariti. Mi perdonerete se io non mi commuovo di fronte a questo tipo di narrazione, e non mi commuovo per più di un motivo. Prima di tutto perché la fine del mese, come dice l'inarrivabile Tommaso Cerno, arriva prima della fine del mondo. Quindi il nostro mondo sparirà, non c'è dubbio che il nostro mondo sparirà. Però questo continuo additare l'essere umano come la causa di ogni male, a me ricorda molto banalmente quelle sette millenaristiche di cui abbiamo avuto un fiorire nel corso dei secoli. Penso a Savonarola, penso alla magica scena "Non ci resta che piangere, ricordati che devi morire". Dico che oggigiorno la sensibilità per l'ambiente è una sensibilità condivisa per tutti e da tutti. Semplicemente a qualcuno è scappata la frizione. A qualcuno è scappata la frizione, e qualsiasi motivo è buono per dolersi, per drammatizzare e per imporre quello che vogliono loro. Allora, qualcuno mi starà dicendo che per impedire agli acciai di sciogliersi devo comprarmi l'auto elettrica. Signori, è un salto quantico con cui non riuscirete a convincere nessun essere umano senziente. Fatevene una ragione. Allora, tra poco ci arriviamo all'auto elettrica. Stiamo però sul terreno ancora dei principi. Benedetto Scuderi, io non so se le sia sfuggita la frizione, però l'accusa di Fabio Dragoni è: si eccede nei toni catastrofisti forse per dare maggiore rilievo a temi che, come ci ricordava Licia Colò, fino a qualche tempo fa erano considerati temi di serie B. Ma i toni della conversazione non ci sono più, è la natura stessa che li sta dettando. Cioè, con più di 2000 eventi estremi, con biliardi, perché non sono milioni, sono miliardi di danni che escono dalle tasche delle persone. Perché se io perdo la casa perché c'è un evento climatico estremo, no, non ci arrivo a fine mese, Dragone, mi dispiace. Se io non posso più avere, perdo l'automobile, la perdo perché c'è un'alluvione, non ci arrivo a fine mese. Se io sono un agricoltore e sto in Sicilia e non ho l'acqua da marzo, il governo non fa niente, là non arrivo a fine mese. Non è che non arrivo a fine mese perché devo per forza comprarmi l'auto elettrica, che tra l'altro è un dualismo banale, elementare, che è veramente astancato, perché le politiche ecologiche e ambientali vanno molto oltre. L'auto elettrica è un orpello che sta lì, ma vanno veramente oltre, e voi vi siete sempre opposti. Allora io mi chiedo: qual è la sensibilità ambientale che avete? Quella della cementificazione, quella della distruzione dei sistemi ecologici, quella
dell'opporsi alla legge sulla ristorazione della natura, quella che dice che la biodiversità è una cosa completamente inutile, quella che pensa che gli insetti impollinatori siano completamente inutili, quella che vuole aumentare il glifosfato e i pesticidi che sono nocivi per l'ambiente e per la nostra salute, quella che vuole obbligare le persone a vivere in degli ambienti poco salubri, quali sono le nostre città ora, o quella che vuole obbligare le persone a vivere nelle case caldissime in un momento di fortissime ondate di calore e che vuole addirittura ridurre le aree verdi all'interno delle città che sono l'unico modo per impedire le ondate di calore. È questa la vostra sensibilità nei confronti delle persone e della natura? O vogliamo dire che è l'auto elettrica il problema? Perché a me non sembra. Dragoni, è facile dirsi è sensibili alle tematiche ambientali se poi ci si continua a comportare alla stessa maniera e soprattutto ci si oppone a qualunque tipo di misura che porta o promette di portare ad una mitigazione degli effetti climatici, di cui l'auto elettrica è solo un tassello. Guarda, l'onorevole Scuderi ha citato la legge sul ripristino della natura, e già fa ridere da sé che una legge ripristini la natura. Io quella legge l'ho letta, è un manifesto ideologico che si basa sostanzialmente sul rispetto di tre criteri, ma non mettetevi a ridere, l'indice delle farfalle comuni, cioè praticamente uno dei criteri che dovrà essere preso in considerazione è l'indice delle farfalle comuni. Lo sa perché? Ma lei quindi sa qualcosa di ecologia? Lo sa perché usano le farfalle degli insetti impollinatori? Cioè io veramente, qua sembra che la banalizzazione di queste cose è veramente una cosa tremenda, perché loro sono, gli insetti impollinatori sono gli insetti che permettono la contaminazione delle piante, quindi la riproduzione della vita. Se lei non lo sa dovrebbe stare zitto invece di parlare. Allora, mi dispiace perché tutti hanno diritto di parlare qua dentro e non sarà certo Benedetta Scuderi, con tutto il rispetto, a zittire uno dei nostri ospiti. Dragoni e poi Colò. Dobbiamo dire le cose come stanno. Onorevole Scuderi, io non l'ho interrotta e lei è una grandissima maleducata. Lo so, e mi dispiace, non volevo farlo. Allora, ho tirato le parole di bocca. Mi dispiace e lei è una grandissima maleducata. Allora. La legge sul ripristino della natura si basa su un concetto. Il concetto è che l'uomo sia un elemento di disturbo. Sono questi euroburocrati che stanno chiusi nei loro uffici e la cui unica concezione della natura probabilmente si rifà ai cartoni animati di Heidi, dove la natura è incontaminata. Io l'altro giorno ero, Francesco, con mia figlia, mi sono fermato ad ammirare un meraviglioso campo di girasoli dove c'erano molti turisti che facevano le foto a questo meraviglioso campo di girasoli. Ecco, quella, secondo questi fenomeni di Bruxelles, non sarebbe natura. Io voglio farvi riflettere su questo punto, perché la natura che viene esaltata in questo demenziale regolamento è la natura che loro pensano incontaminata, cioè loro pensano che la natura siano le sterpaglie e gli alberi che fanno tanto figo e che crescono lungo gli argini dei fiumi. Allora, quelle sterpalle e quegli alberi negli argini dei fiumi vicini ai centri abitati sono pericolosi, chiaro? Allora, quindi, fermiamoci un momento. C'è una causa antropica, la causa antropica nei disastri c'è. E qual è? È la mentalità dei comunisti e dei verdi, meravigliosamente spiegata. Io non credo che Licia Colò possa essere accusata di comunismo sovietismo. Licia, io ti chiedo un momento di pazienza perché mi impongono di andare in pubblicità, ma ripartiamo da te e ripartiamo da un altro fenomeno che ha colpito non solo i turisti, proprio per abbandonare la visione antropocentrica, ma anche la popolazione dei nostri mari. Dopo la pubblicità parliamo di mucillagine. Oggi ci sono un sacco di mucillagini. Oggi è molto brutto, sono disperata. È incredibile. Oh, che schifo. E che brutto ancora.
so se la natura riesca a fare queste cose o se è comunque la mano dell'uomo a provocarla. Ma è incredibile, abbiamo fatto il bagno 10 minuti fa all'acqua limpida. Ma guarda che roba. Allora, do il benvenuto a Roberto Danovaro, biologo marino, insegna alla Politecnica delle Marche per 10 anni, presidente della stazione zoologica Anton Dorm a Napoli. Tra poco ci spiegherà cause e pericoli di questa melma putrida che si addensa nei nostri mari, in particolare nell'Adriatico. Prima però devo tornare da Licia Colò per rispondere all'obiezione che faceva Fabio Dragoni. Quando chi sostiene il pensiero ecologista propone la difesa della natura, ha in mente una natura da paradiso terrestre, da visione romantica ma non attinente a quello che realmente è la natura oggi. È così? Secondo me appunto è stata data una notizia parziale, perché comunque il recupero della natura significa tanto tanto di più. In Finlandia, ad esempio, per parlare sempre di cose concrete, stanno togliendo delle dighe che sono vecchie di tanti anni e producono meno energia rispetto ai danni che creano. Le troppe dighe che noi abbiamo creato o costruito in tutta Europa hanno fatto sì che le trote siano quasi estinte, per non parlare dei salmoni in Nord Europa. Quindi, continuando a ragionare in maniera antropocentrica, ripristinare la natura, riportare la natura a quello che era un tempo, è qualcosa che fa comodo a tutti, anche a coloro che vogliono avere un guadagno. Quindi, in sintesi, una diga mi produce tantissima energia, la tengo. Dighe vecchie, obsolete, che fanno più danno che altro, vanno tolte. Questo è un esempio di recupero della natura. Non è vero quando diciamo la natura è soltanto l'albero fiorito oppure i girasoli che tutti fotografano, perché se le persone non sono a conoscenza del significato reale di natura non si può generalizzare. Facciamo parlare gli esperti, non banalizziamo tutto. Una natura sana fa bene a tutti quanti, certo, noi, e non bisogna essere di destra, di centro o di sinistra, non c'entra niente. Allora, professor Danovaro, di certo è un fenomeno naturale quello di questa schiuma puzzolente putrida che si sta addensando nei nostri mari, la mucillagine, già apparse nel 1989 e quest'anno è l'incubo di tanti bagnanti, ma a cosa è dovuta innanzitutto? Beh, la mucillagine è un fenomeno, come diceva lei, naturale, nel senso che è sostanzialmente una sorta di muco che viene prodotto da delle microalghe che sono parte del plancton, generalmente nel periodo primaverile, quindi diciamo quando c'è la grande fioritura primaverile, come avviene nei campi, diciamo. Però normalmente questo muco, che crea dei piccoli fiocchetti che rimangono sospesi nell'acqua, può non aggregarsi e quindi non dar luogo a questi fenomeni. Quest'estate, così come è successo l'anno scorso in Turchia peraltro, invece il fenomeno è esploso e si sono formati dei veri e propri aggregati, degli ammassi importanti. È un fenomeno che mette assieme una condizione di crescita delle alghe insieme alla stabilità delle masse d'acqua, cioè acque che si sono molto molto stratificate anche per effetto del forte riscaldamento. Al di là del ribrezzo individuale, ma se uno si bagna nelle acque della mucillagine ha dei danni di carattere sanitario? Allora, anche lì non dobbiamo destare particolari allarmismi, però è meglio non farlo. Perché? Perché dipende sempre dall'azione dell'uomo sul mare. Cioè, l'anomalia di quest'anno in particolare, il fatto che siano arrivate così in stagione così avanzata invece che degradare come sembrava, intanto è dovuta al fatto probabilmente che abbiamo prodotto degli ulteriori scarichi, forse anche legati alle attività turistiche, eccetera. Però se facciamo il bagno dentro, quello che troviamo nella mucillagine è quello che troviamo in mare. Ed ecco che arriviamo al punto. Se noi abbiamo un mare contaminato con coliformi, con streptococchi,
queste mucilagini li aggregano. Se il mare è pulito, professore, invece, diciamo, sono meno pericolosi. Lei suggerisce di non fare il bagno a chi può, come noi esseri umani, risparmiarselo, ma chi vive nel mare, dico i pesci, questa mucilagine rischia di compromettere la loro sopravvivenza? Sì, è un problema per gli ecosistemi e anche un problema per il settore della pesca, e lo sappiamo da tempo. Per gli ecosistemi in primo luogo, perché queste mucilagini navigano, non sono solo sospese, noi le vediamo adesso a riva, dipende dai venti, no? Quando i venti soffiano ce le aggregano. Ecco perché la persona nell'immagine diceva: poco fa abbiamo fatto il bagno ed era pulita, adesso dipende dal vento. Certo. Ovviamente noi possiamo fare il bagno quando non le vediamo, perché il vento l'ha portata a largo. Quando le vediamo o quando non le vediamo e scendono sul fondo, danno impatto. Pensiamo ad esempio ai bivalvi, pensiamo alle nostre amate vongole, pensiamo ai ricci, pensiamo ai coralli. Questi impatti ci sono, e ci sono anche su tutto quel settore della pesca che ovviamente dipende dalla raccolta di questi organismi, che possono soffocare. Ci sono delle marie massive dietro queste cose. Allora, grazie professore per i chiarimenti. In un minuto voglio sentire sia Dragoni sia Scuderi. Dragoni, a Napoli si è arrivati a una temperatura massima dell'acqua di 30 gradi, muoiono gli animali e poi di conseguenza davanti i pesci, e davanti a questi fenomeni come la mucillagine anche il turismo ne risente. Forse bisogna aprire gli occhi rispetto alle cause e attrezzarsi per comportarsi in maniera diversa. Io ho conosciuto le mucillagini nel 1989. Nel 1989 ero in vacanza nell'Adriatico e lì ho sperimentato la schifezza delle mucillagini. Quindi, diciamo, è un fenomeno purtroppo ricorrente. Detto questo, la domanda qual è? Poniamoci la domanda. La domanda qual è? Cosa dobbiamo fare per evitare le mucillagini? Perché qui bisogna mettersi d'accordo, perché se si coglie il problema e si trovano delle soluzioni concrete, parliamone. Se il problema è e rimane comunque il cappotto termico, e rimane comunque la casa green, e rimane comunque l'auto elettrica, e rimane comunque tutto questo, il nesso causale fra tutto quello che ci viene imposto e le mucillagini è inspiegabile. 30 basta. Secondi, Benedetta Scudieri. Ah, il punto è, dobbiamo comprendere che questo non è un evento, cioè noi non dobbiamo contrastare la mucillagine, contrastare il granchio blu, contrastare l'innalzamento della temperatura del mare, contrastare l'isola di calore, è tutto collegato, e il fatto che sia sempre più estremamente ricorrente ce lo fa capire, perché sono fenomeni che sono sempre esistiti. Abbiamo sempre avuto l'alluvione, abbiamo sempre avuto la siccità, abbiamo sempre avuto la mucillagine, ma adesso sono costanti, collegati e sempre più ricorrenti, e dobbiamo capire che c'è una causa, che è quella del cambiamento climatico, e agire nei confronti di quello, sia a livello di mitigazione, quindi l'abbassamento delle emissioni, ma anche e soprattutto di adattamento. Dove sono le misure di adattamento che l'Italia dovrebbe prendere come uno dei paesi dell'Europa più colpiti dal cambiamento climatico, con più livello di morti? Adattamento, che cosa serve l'adattamento in Cina a me, sinceramente, Dragoni? A me serve quello in Italia. Torneremo a parlare oramai conflitti tra Dragoni e adattamento e cambiamento climatico. Benedetta Scudieri fanno letteratura qui all'aria che tira. Il territorio in ma noi dobbiamo andare avanti. Climatico. Quindi l'Italia, se vogliamo sopravvivere in Italia, adattarci a riceverli. L'italiano non è un'opinione. Grazie Benedetta Scudieri, grazie a Fabio Dragoni, ovviamente grazie a Licia Colò, aspettiamo il tuo ritorno in onda, grazie al professor Danovaro. Grazie, fermiamoci, ciao. Ripartiamo da Chicago, dalla Convention dei Democratici, con uno sguardo però sempre fisso al Medio Oriente. Per noi tra poco anche Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Do il benvenuto a Gianni Riotta, firma di Repubblica, che sta seguendo la convention democratica a Chicago, e con lui Daniele, il nostro Daniele Compatangelo. Ma prima di arrivare negli Stati Uniti dobbiamo ripartire dal Medio Oriente, e capiremo che ci sono delle strette connessioni anche con quello che succede a Chicago. Lorenzo Cremonesi è in Cisgiordania, precisamente a Ramallah. Ieri ha raccontato
dell'incontro tra il segretario di Stato Blinken e Benjamin Netanyahu. Insomma, Lorenzo, Israele è pronto ad accettare quel piano ponte degli Stati Uniti che dovrebbe portare a una tregua, e l'unico ostacolo in questo momento è la determinazione di Hamas a non arrivare a nessun compromesso? Buongiorno, se mi trovo a degli abitanti palestinesi della Cisgiordania, dove si sta in coda per ore e ore per muoversi, posti di blocco che si chiudono, che si aprono, perché questo va messo nel contesto, no? Questa è la realtà dei palestinesi in Cisgiordania, e che poi guardano a quello, al massacro orribile che arriva, che succede quotidianamente a Gaza, oggi ancora morti, ancora bombardamenti, eccetera. Allora, no, direi che la lettura non è quella. C'è stato un cambiamento, gli americani, per motivi, direi, come anche scrivo stamattina, molto di politica interna, decidono di accettare il no di Netanyahu. Netanyahu negli ultimi tempi aveva imposto, non c'era nella prima parte dei negoziati fino a maggio-giugno, Netanyahu ha imposto la presenza di soldati israeliani nel cosiddetto Philadelphia Corridor tra Gaza e il confine con l'Egitto, e Netzarim, cioè l'area che divide Gaza Nord a Gaza Sud. Gli americani l'avevano condannato, avevano detto che questo non era nei patti. Hamas naturalmente aveva rifiutato. Il cambiamento è stato che, ripeto, ci stiamo avvicinando, come ci dirà anche Riotta, a grandi passi alle elezioni americane. C'è bisogno del voto, anche del voto ebraico. Il voto ebraico conta, e da qui il cambiamento. Blinken all'improvviso dice: ci va bene quello che voi promettete. Poi quello che è il vero piano, non c'è nulla. Quindi io continuo a dirlo da mesi, di fatto non c'è nessun vero accordo, non c'è nessun vero piano, il piano è tutto da dibattere. Hamas ha già detto che a queste condizioni non ci sta, vediamo cosa diranno gli egiziani e i catarioti nei prossimi giorni, oggi ci sono ancora incontri al Cairo, ma direi che siamo in un mare in cui ha la difficilissima, complicata situazione qui in Medio Oriente, si aggiungono adesso le incertezze delle elezioni americane e, come dicevo prima, il gioco del voto, il peso del voto ebraico, con un rischio che mi sembra si sia già concretizzando, perché si era detto che se per caso si fosse riusciti ad arrivare a un cessate il fuoco, l'Iran e quindi Hezbollah, il Libano, si sarebbero astenuti dalla famosa rappresaglia dopo la decisione israeliana di assassinare il leader politico di Hamas a Teheran a fine luglio. Ma oggi, questa mattina, mi sembra, adesso stavo leggendo le ultimissime, il mio collaboratore della Galilea, 80 Katyusha, 80 razzi sparati dal Libano, da Hezbollah, dal gruppo sciita nel Libano del Sud verso Israele. Quindi vedete, tra l'altro sono stati trovati ancora nelle ultime ore corpi di altri ostaggi, e quindi siamo veramente in altissimo mare. Allora, Lorenzo, io ti devo salutare perché la tua preziosa corrispondenza è però subisce delle gravi interferenze anche in ragione forse della copertura di campo non eccellente. Giro subito la domanda a Gianni Riotta: quanto sta avvenendo in questo momento nell'ennesima missione di Blinken in Medio Oriente? Ha più una finalità relativa alla politica interna americana, impegnata, incentrata com'è la corsa alla Casa Bianca, più che a un reale disegno di portare una mediazione e una pace in Palestina? Allora, intanto fammi salutare Lorenzo, perché abbiamo lavorato tanti anni insieme al Corriere, quindi sempre lo stesso consiglio, mi raccomando prudenza, perché quando Cremonese in campo la prima cosa che dovete dire è: frena, mettiti tre cinture di sicurezza e nulla. Allora, ha detto bene Lorenzo, ha detto bene l'inviato del Corriere, e è chiaro che questa è stata l'ultima fase della trattativa, è stata molto legata a questi giorni qui a Chicago, e sapete che ci sono molti delegati che sono un committee, cioè che non sono stati non si sono schierati né con Biden ancora né con Harris, e sono in grande maggioranza filo palestinese, in grande maggioranza decisi a sollevare il tema della pace a Gaza e della guerra Israele-Hamas, e quindi la
direzione, la dirigenza del Partito Democratico ha voluto far vedere che stanno facendo qualcosa. Sapete poi cosa è successo dentro Hamas, sapete della fine di Haniyeh, sapete che del fatto che Sinwar ha preso il comando di Hamas, quindi è molto difficile dire in questo momento come possa andare questa trattativa. Serviva però a Biden, serviva però a Kamala Harris di dire agli elettori, sapete che c'è uno stato, il Michigan, in cui una forte minoranza di elettori arabo-americani rischia di far perdere quello stato chiave ai democratici proprio in protesta, certo, contro la guerra a Gaza. Vero è, Gianni, che la vigilia della convention americana a Chicago era stata segnata dall'incubo di un remake di quanto è successo a Chicago nel 1968. Allo stato le proteste dei pacifisti pro-Palestina non hanno rovinato la festa a Kamala Harris. Guarda, o sbaglio? Allora, il problema è che gli incubi dei giornalisti, sai, sono spesso un pochino prefabbricati, perché visto, ti ricordi, abbiamo passato giorni ad aspettare, non so se era un incubo o un sogno, la candidatura di Michelle Obama. Poi ci doveva essere la carneficina nelle strade come nel 1968, quando il sindaco Daley diede del figlio di puntini, puntini, puntini al senatore Ribicoff in diretta negli Stati Uniti, oppure poteva esserci subito l'attacco in Iran. Io sono della vecchia scuola, no? Quindi sono per stare ai fatti, e nel 68 non era a Chicago ma andava ancora a scuola, però che sono due climi completamente diversi. Nel 68, certo, scese una generazione su Chicago, adesso ci sono pochi gente che protesta. Ieri Biden nel suo discorso ha detto: quelli che protestano per strada hanno anche le loro ragioni, quindi il presidente in carica ha offerto, come dire, la mano a questi che protestano, ai dimostranti. Ecco, stiamo allora ai fatti. Ieri è stata la grande giornata di Joe Biden, ultimo atto politico dell'anziano presidente. Sentiamo un passaggio del suo intervento a Chicago. Pensate al messaggio che Trump manda in giro per il mondo quando dice che l'America è una nazione in declino. Dice che stiamo perdendo. Lui è il perdente. Si sbaglia di grosso. Riotta, come è stato trattato Joe Biden? Ha ricevuto la meritata ovazione o è stato trattato un po' come quel vecchio zio ingombrante che prima se ne va, meglio è per non rovinare la festa a chi viene dopo di lui? Allora, visto che hai rievocato la Convenzione Democratica del 1968, anche lì fu l'ultima volta che un presidente ha deciso di non ricandidarsi, quello era Lyndon Johnson, il candidato democratico dopo appunto giorni di passione fu Albert Humphrey, però Johnson non venne a Chicago a leggere un discorso a favore di Humphrey, gli diede questo schiaffo clamoroso. Invece Biden è venuto a dire: io mi ritiro e dovete però votare per la Kamala Harris, il partito deve stringersi intorno ad Harris. È stato un addio molto affettuoso, ha parlato la moglie di Biden, ha parlato la figlia di Biden e tutto quanto, diciamo, la Kamala Harris è venuta a sorpresa a dire quanto è forte. E Biden, certamente nessuno poteva non mettere un momento di emozione, perché alla fine Biden si ritira perché è troppo anziano, troppo incerto. Ieri era in forma, ha fatto un bel discorso, forse un troppo lungo, e c'è qualche sottile polemica perché lo hanno spinto alle 11 qui di Chicago di sera, che a New York era però già sulla costa atlantica, era già mezzanotte, e quindi forse qualcuno i machiavellismi della politica dice: ah, forse per esempio il sondaggista Nate Silver dice l'hanno voluto regalare a tarda notte per non farlo vedere. E c'era molto entusiasmo e Biden alla fine se l'è cavata. Questo discorso non ne leggerà Harris, però neanche la danneggerà. Allora, Daniele Compatangelo, che cosa ci aspetta in questa seconda giornata di convention democratica? Sì, buongiorno a voi da Chicago. La giornata di oggi ci sono quattro temi durante i quattro giorni. La giornata di oggi è dedicata al bold future, quindi a plasmare il futuro dell'America e del Partito Democratico. Non dimentichiamoci, ieri il presidente Joe Biden, che quando è entrato anche un po' si è commosso, si è asciugato alcune lacrime. La giornata di oggi sarà poi aperta anche dall'ex presidente Barack Obama, perché Chicago è la sua città natale, mentre il vicepresidente Harris in serata sarà
a Milwaukee invece per tenere un raduno per insieme al alla running mate Tim Walz. È stata una giornata molto importante, quella di ieri, appunto, come dicevo, dedicata alla legacy presidente Joe Biden, che ha detto che si è sacrificato per il paese, perché poi incontrando i giornalisti prima di partire per la California, dove sarà in vacanza per alcuni giorni, ha detto che comunque avrebbe potuto vincere. A voi. Allora, grazie Daniele Compatangelo. Siamo in chiusura. Gianni Riotta, raccogliendo il tuo invito a non confondere i sogni di noi giornalisti con il racconto della realtà, è corretto? Cioè, sono realistici i sondaggi che danno Kamala Harris in netto vantaggio su Trump, fotografati anche da questa copertina molto esplicativa del New Yorker? Allora, non ci sono sondaggi che danno in netto vantaggio alla Kamala Harris, ci sono sondaggi che danno Kamala Harris in leggero vantaggio su Trump, però stiamo parlando sempre negli sette stati chiavi di 3.5, quindi se tu pensi che il margine d'errore dei sondaggi, come i colleghi sondaggisti ti possono dire, è sempre 3, siamo per adesso a pareggio. Io varie volte qui da voi ho detto 50-50, e era avanti Trump nettamente su Biden, e avanti Harris leggermente su Trump, però ricordati che sia Biden che Hillary Clinton hanno battuto nel voto popolare Trump, però Hillary ha perso e Biden ha vinto, quindi devono batterlo, ma con molti voti di scarto. Allora, grazie Gianni Riotta, buon lavoro Daniele Compatangelo, noi ci rivediamo come sempre domani da Chicago. Pubblicità. Dice 24, quasi 25, linea telegiornale. Io vi auguro un buon pomeriggio e vi aspetto, se vorrete, come sempre domani alle 11 in diretta con L'aria che tira.